terapeutico. Per esempio, nei tumori dell'ovaio, oggi sappiamo che cercare questa mutazione, al di là della familiarità o meno, ci permette di utilizzare un farmaco nuovo che si chiama inibitore di PARP, quindi avversario biomolecolare proprio per chi ha la mutazione. E questo sta, diciamo, in corso di studio anche ampliandosi in altre patologie. Quindi l'importanza del test BRCA è a 360 gradi ed è sempre maggiormente crescente. L'altra domanda che riguardava il papilloma virus e il vaccino. Il vaccino ad oggi è fornito gratuitamente alle bambine di età di 12 anni. Arriva la chiamata proprio dall'ufficio di igiene. In realtà alcune regioni, come le Marche, hanno attivato la vaccinazione anche nei maschietti, perché in verità anche gli uomini sono a rischio di tumori correlati all'HPV. Non sono, cioè, sono tumori che possono essere, per esempio, tumori della testa e del collo, oppure tumori dell'ano, cioè sono vari tipi di tumori comunque trasmessi attraverso pratiche sessuali ed è comunque importante andare a fare la vaccinazione anche nei maschietti. Laddove è fornita gratuitamente bene, laddove non sia fornita gratuitamente si può accedere naturalmente a proprie spese. E a proprie spese ad oggi si può accedere anche all'età più adulta. I 12 anni sono stati scelti perché è l'età giusta prima dell'esposizione al fattore di rischio con una sufficiente latenza per essere coperti quando poi si sarà in corso di esposizione. Però naturalmente se siamo persone adulte e non abbiamo avuto contatto con l'HPV, abbiamo avuto contatto solo con alcuni ceppi, considerate che quelli cancerogeni sono una minima parte dei 100 ceppi e passa che sono proprie di questo virus, possiamo comunque vaccinarci per coprirci anche in età più avanzata. Naturalmente è difficile immaginare di riuscire a portare avanti una battaglia per consentire la gratuità del vaccino, però sicuramente una campagna educazionale che permetta anche chi è fuori dell'età dello screening o non ha avuto accesso all'età dello screening può essere assolutamente utile.